Sono allenata 4 mesi alla EA Stunt di Emiliano Novelli, che è veramente un luogo magico di persone assurde. Io ho un passato da ginnasta, ho fatto 12 anni di ginnastica artistica, quindi ho un passato da supereroina molto personale e quindi in un qualche modo mi piaceva l'idea di poter portare qualcosa del mio bagaglio personale all'interno di questo personaggio, per cui sono arrivata all'allenamento pronta psicologicamente, molto entusiasta. Non mi aspettavo che sarebbe stato veramente così, così duro e così difficile, perché insomma spaziavamo dal parkour a diversi tipi di arti marziali. Poi ci sono stati tutti i training con il maestro Darmi, che comunque dovevo dare l'idea di essere una spia preparatissima, una specie di macchina da guerra, pronta ad uccidere, e quindi volevo essere il più credibile possibile. La nostra è una serie incredibilmente analogica, cioè tutto quello che vedete, tutte le azioni che voi vedete sono state fatte realmente, c'è pochissimo VFX, ci sono pochissimi effetti speciali, quindi era importante per me, ma non solo per me, anche proprio per il progetto, essere in grado di fare il 90% delle mie azioni stunt, non solo per il tipo di costruzione che io avevo bisogno di fare per il personaggio, ma anche proprio, insomma, era quasi una questione di necessità tecnica, non so come dire. Quindi sì, mi sono allenata 4 mesi, quasi tutta l'estate, un po' di più, e sono molto divertita. Sia fisico che emotivo, molto grande. Le armi chiaramente non erano armi vere, ma hanno il peso delle armi vere. Ma ricordo proprio la sensazione della prima volta in cui ho tenuto in mano una pistola: mi sudavano le mani, mi batteva il cuore fortissimo, perché, e credo che questo ci dica molto di come va il mondo, è innaturale tenere in mano un oggetto così piccolo e potenzialmente così letale. È inquietante, è spaventoso. Detto questo, Matilda si è messa da parte, e in un qualche modo, per interpretare il personaggio, io dovevo avere un'estrema confidenza con il mezzo, e doveva diventare un qualcosa di assolutamente meccanico, doveva essere fluido, maneggevole. Quindi, verso la fine della serie, in realtà, cioè, scarrellavo come una pazza e tiravo fuori i caricatori mentre camminavo. C'era Emiliano Novelli che mi mandava i messaggi, cioè era fierissimo di come cazzo scarrellavo, che era proprio una cosa wow! E quindi poi a un certo punto è diventata quasi una cosa divertente, ma perché sinceramente sapevo di non poter fare del male a nessuno. E c'è stato un livello altissimo di controllo, di sicurezza da parte degli stunt sul set, su tutta la lavorazione. Non ci siamo mai sentiti neanche mezza volta in difficoltà. Devo dire che c'è veramente un controllo molto, molto meticoloso, si fa tutto in estrema sicurezza. Però, insomma, il primo approccio, devo dire, non è stato, è stato complicato. Tutto di questa serie è il contrario di tutto, quindi veramente qualsiasi cosa io dica, cioè ho dei cecchini qua davanti che mi puntano le pistole addosso. Secondo me la cosa interessante che emerge è che, nonostante questo, giustamente come l'hai definito tu, training, allenamento, che è più un allenamento emotivo che un allenamento fisico, no? Nonostante questo allenamento a reprimere le emozioni, c'è un'emozione che su tutte è impossibile reprimere, quando arriva, arriva. Ed è l'amore, quindi in questo senso sì, sicuramente creerà degli scompensi, ma questa è l'unica cosa che ti posso dire.